Buonasera a tutti, bentrovati. Ecco la sorpresa, subito ci sono io, Pasquale Lamberti, che stasera sostituirò per una leggera influenza il conduttore principe, che è Alessandro Guerrieri, che salutiamo e che aspettiamo, e aspettiamo volentieri il suo ritorno. Allora, stasera sarò io a condurre la trasmissione del venerdì. Mi fa anche molto piacere perché tra l'altro ci sono anche degli ospiti come sempre molto qualificati, ospiti con i quali ci sarà modo di fare vari confronti su un paio di argomenti che in questi giorni stanno tenendo banco sui giornali e anche sui media, e soprattutto c'è l'argomento principale che è stato quello di oggi. Cioè la presentazione insieme al comune di Fauglia, nel territorio di Fauglia, nel territorio pisano, di questo benedetto e sospirato centro commerciale, questo è centro sportivo, il famoso Livornello. Fatte questa piccola introduzione, naturalmente vado a presentarvi gli ospiti, io non li presenterò in un ordine da destra a sinistra, da sinistra verso destra, ma facciamo così, in un ordine di una gerarchia calcistica. Quindi partiamo prima da Davide Fiorentini. Buona serata. Ben trovato Davide, Grazie. quindi l'ospite che ha giocato a calcio e quindi ci darà sicuramente, come sempre ha fatto in questi tempi, un'opinione tecnica. Poi qui andiamo all'ospite che c'è sempre, Ormai l'amico Marco Lenzi. Ben la costante fissa, buonasera a tutti. Grazie. trovato Marco, poi andiamo a Paolo, che è un personaggio ben conosciuto a Livorno e giornalista. Grazie, buonasera a tutti. In ultimo, ma solo perché sta già lavorando, il nostro vignettista Rima. Buonasera a tutti. Sei già pronto? Sono già pronto col compito a casa. Aiuto. Quindi vediamo un po'. Già mi sono macchiato dalle mani, vabbè. Vediamo qua un certo protagonista che è stato confermato. Spinelli ha detto che rimango. Vediamolo già. Parecchio. Un qualcosa, insomma, con una faccia un po' timorosa. Naturalmente non è questione di ultimo o prima, naturalmente l'immagine più bella la lasciamo alla fine, come sempre suol dirsi, a leggere i nostri messaggi che questa volta cercheremo di fare. Laura, ben Certo, trovata. un bel lavoro, facciamo un bel lavoro e mi sento particolarmente tranquilla con te, non lo so come mai, non lo so. No, 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 anzi sei tu che devi trattare bene me, non io che Va devo trattare bene, va bene. bene. Comunque con Laura diremo così a tutti gli spettatori che vorranno intervenire, diciamo così Laura, ogni 5 messaggi daremo Certo. spazio a chi ci segue. Allora, passando ora subito quindi a introdurre l'argomento per i nostri ospiti, io direi di farvi ascoltare l'intervista che ha fatto Riccardo stasera, oggi pomeriggio, al generale Milli, a margine della conferenza stampa tra il Livorno Calcio e il Comune di Fauglia. Sentiamo cosa ci dice Milli, poi daremo qualche altra indicazione in più su questo progetto e poi naturalmente mi direte cosa ne pensate. Quindi Veronica, se puoi far partire il primo contributo, il numero 1. Livorno avrà il suo centro sportivo e di primo livello. Che cosa significa questo investimento per la famiglia Spinelli? Significa avere una società, a mio avviso, che potrebbe crescere qualitativamente ed economicamente, perché fino ad oggi non vi è stato, di conseguenza è un centro molto positivo per far sì che, a prescindere dalla crescita economica, anche la crescita della società, per far sì di raggiungere risultati insperati fino adesso. Quindi la famiglia Spinelli è concentrata quindi a continuare questa avventura. Sì, ma infatti ho detto prima, se c'era un vociferare molto diffuso a Livorno che la famiglia Spinelli volesse tornare indietro e recedere nella società, questo fa sì che fa capire che c'è un investimento maggiore per far sì che chiaramente la famiglia Spinelli vuole restare in Livorno, anzi ne approfitta per far sì di far crescere questa società
speravamo, in modo esponenziale. Prima squadra, settore giovanile, la struttura sarà la sede del Livorno Calcio a 360 gradi. Sì, in effetti inizialmente, come ha detto l'architetto, vi saranno degli step laddove inizialmente verrà mandata la prima squadra per fare gli allenamenti con i primi campi di calcio, dopodiché verranno fatte le strutture, altri campi di calcio per le società minori, per il settore giovanile, e dopodiché gli uffici verranno rimessi a posto, gli edifici già insistenti sul territorio, per far sì di mettere gli uffici del Livorno Calcio, così almeno tutta la società si concentrerà in Fauglia. Il fatto che il centro sportivo sorga nella provincia di Pisa potrà essere un freno per il coinvolgimento dei tifosi? Ma no, non credo, anzi i tifosi devono essere contenti, poi non credo che ci sia così tanto assio tra i tifosi livornesi e pisani. Mi ricordo durante l'alluvione i tifosi pisani hanno aiutato i livornesi, quindi secondo me c'è uno sfottò a livello tifo, proprio tifo nello specifico, ma poi non credo che ci siano problemi tra le due compagini. Perfetto, abbiamo sentito finalmente che non è facile sentire il generale Milli. E questa prima introduzione, diciamo questo primo commento a questa importante operazione. Davide, a getto, che impressione ti sei fatto da questo, sia del progetto che di questa prima dichiarazione da parte della società? Sicuramente un progetto importante, soprattutto per la prima squadra, tutto il settore giovanile, perché comunque sia lavoreranno tutti insieme. Quindi in un punto comunque ben definito e non magari sparsi nei vari campi della città, questa sicuramente è una cosa molto importante. E ci sarà poi da valutare anche per il discorso comunque anche degli spostamenti, perché comunque sia anche per il settore giovanile spostarsi a Fauglia, quindi la società dovrà sicuramente mettere a disposizione dei pullman, dei pulmini comunque per far spostare questi ragazzi, sicuramente. Però è un progetto che comunque conferma, anche come ha detto, come abbiamo sentito, comunque che la famiglia Spinelli in questo investimento comunque vuole rimanere e vuole comunque far capire anche alla città e ai tifosi che comunque sta investendo in qualcosa di serio e di positivo. Il centro comunque abbiamo visto che è un centro imponente, ora non so fra quanto sarà pronto. Infatti ti do una mano, ti do un'altra informazione, più che una mano, è che tutti i lavori termineranno nel 2028, quindi a conferma di quello che tu stai dicendo, cioè quindi l'impegno. Io credo che comunque sia un impegno, ripeto, molto importante, che però andava fatto, perché comunque sia la cosa bella che comunque hanno tutti o quasi tutte le società adesso, che i settori giovanili comunque lavorino a contatto con la prima squadra, e quindi avendo tutti i giocatori comunque nello stesso punto riusciamo comunque a gestirli in maniera diversa. E ripeto, è un progetto imponente e spero che comunque porti dei frutti alla società. Senti Davide, nella tua carriera di calciatore avrai naturalmente lavorato in più strutture nella tua carriera. Qual è la società più simile dove hai giocato per una struttura del genere? Allora, sicuramente Perugia, perché comunque sia Perugia, per chi è stato anche allo stadio, noi avevamo dei campi, comunque tre campi a disposizione fuori dallo stadio, e qualche volta si usufruiva anche del Renato Curi, però diciamo tre campi a disposizione proprio nell'antistadio. Infatti ci spogliavamo praticamente, i classici spogliatoi dello stadio, e poi attraversavamo la strada e avevamo i campi lì, e questo sicuramente era una cosa positiva per noi calciatori, perché comunque sì, avevi un punto di riferimento fisso, ecco. E vi dava più una, e faceva ambiente, come si faceva ambiente, anche perché comunque sia, ora non so, lì effettivamente i tifosi sono un po' lontani da andare a vedere allenamenti, però noi avevamo proprio i campi di allenamento aperti a lì, diciamo, venivano chiamati l'antistadio, perché appunto sì, erano esatto, dietro lo stadio di Renato Curi. Perfetto. Paolo, siccome ci siamo anche incrociati qualche ora fa e quindi ho già insomma, ho capito un po' il tuo pensiero, di questa operazione te l'aspettavi prima? Dove poteva arrivare solo ora?
qualcosa e che non... Ma sai, aspettavi prima, questa è un'operazione che la società ha fatto chiaramente facendo attenzione al momento e a cosa gli veniva offerto. Mi fa specie che sia Fauglia, ma evidentemente su Livorno non hanno trovato la possibilità di emulare un investimento del genere. Però ben venga, a prescindere ora da dove è ubicato geograficamente, perché è importante allenare tutti i ragazzi insieme, creare uno spirito di squadra, anche se le giovanili poi hanno il loro campionato, però allenarsi a stretto contatto, a gomito con la prima squadra non è uguale a giocare in campetti una volta da una parte e una volta dall'altra. Quindi la stessa società, nelle componenti che partono dal direttore sportivo al direttore Milli, sono comunque tutti vicini e questo fa nascere un ambiente e un microclima migliore, perché riconduce tutti allo stesso sforzo, anche se i ragazzini fanno un altro campionato, ma fanno e si sentono parte della prima squadra, perché li vedono allenare con loro. Quindi ben venga un progetto del genere, complimenti alla famiglia Spinelli che in questo caso ha investito, poi vedremo... Come se lo riuscirà a portare, come lo porteranno in fondo. Marco, che ne pensi? A questo proposito, per uno come me che spera che la famiglia Spinelli duri a lungo nel Livorno, questa è musica per le mie orecchie, perché diciamo questo investimento, come hanno detto anche gli altri ospiti, presuppone un impegno a lunga scadenza, perché e quindi con tutti i vantaggi che ci può essere, perché secondo me con un centro come questo si può sperare di avere qualche giovane, voglio dire che si arriverà al livello dell'Empoli o dell'Atalanta, però cominciare anche noi a qualche ragazzo, portarlo in prima squadra e valorizzarlo, perché perfetto, tanto bisogna adeguarsi a questo. Perciò speriamo che questo impegno che loro si sono presi di fare il centro sportivo, però insomma devono anche un attimo, poi se ne parlerà, però anticipo che bisogna mantenere anche la categoria, che anche quello, questo è importante. Quello è basilare, essere sempre a dei livelli che ti permettono anche poi di valorizzare tutto quello che c'è subito dietro, quindi dopo la prima squadra fino ad arrivare ai bambini. Laura, come ci siamo detti, per far partecipare anche più attivamente chi ci ascolta? Dici pure. Allora, qui arrivano delle minacce, ovviamente. Oh. Ti senti tranquilla? Senti questo. Ah, te. Vedrai settimana prossima. A scherzo. Un saluto a tutti gli amici. Alessandro Guerrieri. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao, vale. Poi allora leggilo bene, mi scrivono, perché io di solito sbaglio, sai. Vabbè, lo leggerò bene. Allora, Spinelli vuole 2 anni di B, il primo fa la squadra, vedi Diamanti, il secondo la smantella e si salva, guadagna se retrocede, con i soldi della B fa un anno e torna in B e racconta bugie e voi bevete. Ma per caso di leggere un altro poi... Sì. Allora, è vero che per sbloccare gli attaccanti Spinelli ha ordinato una cassa di Svitol? grazie Laura. Prego. Davide, il problema sono gli attaccanti in questo momento? Sì, i numeri dicono questo, che purtroppo in questo momento il Livorno non riesce a far gol. Purtroppo a finalizzare sono gli attaccanti, e il problema è anche creare un gioco per metterli in condizioni. Ora è vero che domenica scorsa a Venezia hanno avuto le loro occasioni per fare gol e purtroppo non ci siamo riusciti, però da ex calciatore non mi piace dare la colpa a un reparto e basta, perché comunque sia a livello difensivo sia a livello offensivo è tutta la squadra che crea, è tutta la squadra che difende, per cui purtroppo in questo momento bisogna dire la realtà è questa, cioè nel senso che i numeri sono contro i nostri attaccanti, perché non stanno facendo pochissimi gol e quei pochi gol che comunque sono arrivati comunque da esterni, vedi Maras, vedi Marsura, vedi i centrocampisti Agazzi,
Per cui effettivamente in questo momento abbiamo delle grosse difficoltà là davanti, però ti ripeto, da ex calciatore non mi piace dare la croce addosso ai vari Rajčević, Bracken, ora ho preso gli ultimi però, due che hanno giocato. No, ma Davide, quello il concetto che naturalmente si perde e si vince tutti insieme è chiarissimo ed è una regola basilare. Comunque che ci sia una sofferenza di... diciamo così, definisce così una mancanza di cattiveria sotto porta, non è questione di dare la croce, di mettere la croce addosso agli attaccanti, però c'è una mancanza di, credo io, di cattiveria sotto porta, perché comunque è una squadra che crea molto, allora, crea abbastanza. Avendo il domenica, io prendo come spunto l'ultima partita a Venezia, giocando con due esterni veloci come Mazzura e Marras, sinceramente abbiamo lavorato poco con palle alte, abbiamo cercato di lavorare molto con palle basse, però palle basse per due giocatori di stazza fisica imponente come Rajčević e Bracken, secondo me lavori male. Secondo me abbiamo lavorato poco con i due esterni bassi, siamo arrivati poco al cross, però questo dipende poi anche dall'avversario cosa ti concede. È vero che quelle palle che sono arrivate in area non siamo riusciti a trasformarle, è quello lì, ne do atto perché comunque sia, però bisogna dire anche che non riesco a capire cosa vuol dire creare, perché creare bisogna vedere bene cosa si intende per creare, io per creare una palla gol si parte da dietro, centrocampisti che si muovono, centrocampisti che comunque si inseriscono. Noi effettivamente i centrocampisti non abbiamo che si inseriscano, cioè perché abbiamo due centrocampisti, comunque sia Agazzi e Luci, che comunque sono lì, cercano di fare comunque un tamponamento. Agazzi è arrivato qualche volta al tiro, ma sinceramente eravamo molto statici, molto lineari, sì. Cioè Marsura sempre lì, Marras sempre lì. Sinceramente io Del Prato e loro erano bloccati, esatto, io Del Prato parte, credo che abbia tempo, fatto pochissimi cross sinceramente, nel primo tempo non hanno superato nemmeno la metà campo. Per cui il creare bisogna vedere, poi dopo ci sono tante cose, tante idee, no? C'è un milione e mezzo di teste che la pensano diversamente. Io vedendo la partita di domenica sinceramente questo non voglio dire che non abbiamo avuto le nostre palle gol, perché poi bastano due o tre, me ne devi buttare dentro una, non ci riesci nemmeno a buttarmela dentro una, vuol dire che qualche problemino a livello offensivo lo abbiamo. Basta vedere, ripeto, per l'ennesima volta, gli ultimi gol che abbiamo fatto, comunque sia, da che sono arrivati. Perché Marras e Marsura, Agazzi, io sto prendendo gli ultimi gol, non sono punte vere. Marras è un esterno, è nato come esterno e rimarrà come esterno, perché fa male quando parte, diciamo, da comunque, dietro. È una rosa comunque costruita sul fatto che partecipino di più anche gli esterni. Visto anche la rosa che avendo due esterni come Marsura e Marras, sì, anche perché comunque sia averceli. Io ripeto, sono dell'idea che effettivamente con due ragazzi del genere bisognerebbe avere qualche punto in più, perché sì, effettivamente questi due stanno dimostrando comunque di essere un valore aggiunto. Quindi però poi alla fine purtroppo quando arriva la palla là in aria bisogna anche buttarla dentro, tutto perfetto lì. Ti interrompo un attimo, è arrivato Toto Barbato, buonasera. È riuscito a trovare la strada, ben ritrovato. Ciao, senti, ti prendo, noi abbiamo iniziato così non rimani al passo con gli altri ospiti, facendo vedere l'intervista al generale Milli e la sua soddisfazione per quanto riguarda questo accordo trovato col comune di Fauglia per fare questo famoso e tanto sospirato centro sportivo. Subito così, a getto, cosa ne pensi di questa operazione sportiva immobiliare? Ma mi prendi controtempo, nel senso che ho sentito dire che, no, se ne parlavo oggi con il mio amico Giacomo Vespignani, che mi ha sentito, però non l'ho seguita proprio in prima persona, per cui cosa ne penso? Servirà a far allenare meglio i giocatori? E con l'aria fresca gli farà bene, bene. Operazione immobiliare non entro nel dettaglio perché onestamente, cioè, diciamo che è un'operazione immobiliare perché ti ho detto spiegala così, un tifoso, dai. Te lo spiego a un tifoso, è una immobiliare urbanistica, naturalmente è un investimento che fa una società su dei terreni, l'ha vinti all'asta, su un grosso terreno
che è in un altro comune tra l'altro, quindi il comune di Pisa, che è nel comune di Pisa. Questo è un progetto che inizia, dovrà avere dei tempi prestabiliti, che sono i tempi della legge, di come funziona, quindi dovrà fare il comune di Fauglia dovrà fare una variante urbanistica, ci sono tutti dei tempi burocratici per fare una variante urbanistica su questi territori, quindi poi ci sono tutti i pareri della regione e tutto il resto, quindi diciamo che i primi lavori, se diciamo così, l'amministrazione fa il suo iter, il suo dovere in tempi brevi, dovrebbe partire fra un'ora. Naturalmente è una trasformazione completa di un bel pezzo di Fauglia, perché si tratta di 11 campi, campi da tennis, piscina, un centro di ristorazione importante, quindi è nel progetto, in tutti gli effetti, una cittadella, bene, quello che noi manca. Quindi, ed è quindi un'operazione che è costata alla famiglia Spinelli, alla società, 10 milioni di euro, ci porta al 2028 per il completamento dei lavori, e porta tra l'altro anche dei grandi ritorni, dei grandi benefici al comune di Fauglia. Bene. Quindi, anche perché avranno delle compensazioni da 300.000 euro. Quindi, ma noi questo ora con te potremmo fare altri discorsi anche un po' più politici. Sulle operazioni che fa Livorno ci guadagnano spesso tante volte gli altri, potrei parlare della questione con Pisa, la Darsena e tutto il resto. Quindi questo è il quadro. Beh. Quello che ho chiesto agli altri ospiti era logicamente così, finalmente, io ho detto tanto sospirata operazione. Diciamo che ovviamente si capisce che il Presidente magari vuol fare le cose sul serio e dal punto di vista sportivo è molto interessante ovviamente. Poi dal punto di vista dell'investimento immobiliare, di quello che comporta sulla caduta sul tessuto, che è una cosa della provincia, sai, poi bene o male sì, Fauglia è provincia di Pisa, ma in verità ci stanno solo livornesi, sì, è quel lato della provincia pisana che è nostra in verità, quindi dal punto di vista economico, secondo me Livorno deve trovare nuove risorse su tutti altri campi, ecco, su quello della cultura e del turismo, secondo me è un punto su cui Livorno può avere un ritorno molto più grosso. Sì, sì, questo chiaramente, intanto stai parlando chiaramente della mostra di Modigliani, il fatto è che naturalmente io questa è un'opinione e poi la darò anche agli altri, sicuramente fare la cittadella dello sport in un altro comune è comunque qualcosa che non torna, cioè nel senso vuol dire che è un territorio il nostro che non è riuscito a intercettare comunque un investimento da 10 milioni di euro, il comune di Fauglia è molto contento perché se ne ritorna di 300.000 euro puliti puliti e di botta assumerà 20 persone di Fauglia. Sì, quindi diciamo che Livorno che ha molte potenzialità, come sappiamo tutti e bene, ma certo. Diciamo che questo è un'occasione secondo me persa, ma che speriamo porti tanti vantaggi. Ritornando alla questione, grazie Toto, ritornando alla questione tecnica, Paolo, qual è uno dei problemi del Livorno in questo momento? Qual è quella cosa che non lo fa sbloccare? Non lo fa sbloccare, le cifre purtroppo, se partiamo da lì, sono inconfutabili. L'anemia del gol, soprattutto in trasferta, è sotto gli occhi di tutti. Il problema però riguarda anche una difesa che continua a prendere reti tutte le partite, se non sbaglio solo col Pisa siamo riusciti a non farci segnare, e quando una squadra è anemica dal punto di vista dell'attacco, se poi subisce sempre un gollettino puoi costruire quello che vuoi, ma alla fine il risultato lo portano a casa gli altri. Quello su cui invece vorrei soffermarmi e dare la mia opinione è sul perché Livorno gioca sempre un tempo. Non so se è una condizione psico o fisica, perché se fosse fisica calerebbe sempre nel secondo tempo, invece a seconda delle partite, poi in trasferta soprattutto, il primo tempo sta a guardare e il secondo tempo reagisce. In casa di solito parte bene e poi il secondo tempo, perlomeno cala. Quindi lì non credo sia un problema di preparazione, sia proprio un problema di lettura di alcuni passaggi della partita, dove mancando dei leader veri, ma non soltanto durante la partita, anche durante la settimana.
I leader silenziosi si fanno sentire in allenamento, si fanno sentire anche accompagnando il compagno a casa, rinfrancandolo, spiegandogli il movimento, spiegandogli perché in certi frangenti conviene buttare la palla in tribuna e non scattare l'ultimo uomo. Quindi c'è bisogno di una maturazione anche di... Credo che la maturazione paventata da Breda all'inizio non sia ancora avvenuta. Questo è lui, lo reputo, l'artefice principale, perché sei te che devi muovere, entrare nella testa dei giocatori e cercare di farli assumere, se non altro, la loro fisionomia. Non devono cercare di fare quello che non devono fare. Il difensore fa il difensore, l'attaccante fa l'attaccante. È un collettivo, è chiaro che se non funziona il collettivo... I risultati sono questi. Marco, secondo te è l'allenatore che non riesce a dare ad alcuni giocatori? Ma senti, io la questione allenatore la vedo così, no? Cioè, Breda ha sicuramente le sue responsabilità sulla mancanza di risultati, ma quando vedo come il Venezia, quello che sulla riga ti salta è, di testa te la leva dalla porta, mi viene anche da dire che poi alla fine piove sul bagnato, perché ora su certe scelte però devo dire che ad esempio di riproporre quello schema che aveva portato alla vittoria, no? Delle due punte più i due esterni, qualche cosina, cioè io non sarei partito subito così, cioè sarei partito con Marzura e Marras, ma con o Bracken o Raic, anche una poi questione. Magari nel secondo tempo, se la partita come si era messa in quella maniera, allora tentavo di giocare questo, sì, forse magari un pochino più di centrocampo. Sì, secondo me Breda ha delle responsabilità, però ragazzi, parliamoci chiaro, ma se non abbiamo un attaccante da 20 gol conclamato, e questo non è che se lo può inventare nessuno, ci si può chiamare anche Mourinho, ma non credo che questi facciano... Alla fine sono i giocatori che fanno la differenza più che gli allenatori, d'accordissimo. Laura, abbiamo certo. Qualche contributo? Sì, il contributo è questo. Dunque, 9 anni per costruire un centro sportivo, ma voi credete anche agli asini che volano? Questo era riferito al discorso di prima. Dei tempi. Vabbè. Dunque. Ma più che altro crediamo a quello che ci dicono, come in tutte le cose. E bravo Pasquale, anche come conduttore te la cavi alla grande. E poi segue, più che la mancanza di cattiveria mi sembra che ci sia imprecisione sotto porta. Alcune delle palle gol erano facili da concretizzare senza ricorrere alla determinazione. Su questo sono d'accordo. Voi cosa ne pensate, Davide? Allora, è facile quando si guarda la televisione. Certo. Personalmente l'ho provate per circa 400 volte, e tante volte dire è facile quando sei seduto con la birra in mano e guardi la televisione. Sì. È questo che io non condivido. Poi il discorso di dire che non, come ti dicevo prima, non si concretizza, sì, le palle gol, questo siamo tutti d'accordo, ripeto, Marco ha detto una cosa sacrosanta, è stato salvato un gol, però alla fin fine hai creato poco. Mi ricollego a quello invece che diceva Paolo, e ha ragione, Livorno, cioè io solo il primo tempo con il Chievo ho visto un Livorno che ha impostato il proprio gioco, il proprio ritmo, la propria aggressività. Il secondo tempo siamo spariti. Nelle altre partite aspettiamo che ci diano il primo schiaffo, e allora poi reagiamo, ma tante volte poi è troppo tardi. Quello che in questo momento secondo me manca a questa squadra è una certa personalità di andare in campo dal primo minuto, sia in casa che fuori, e di imporre i propri ritmi e il proprio gioco. Poi si può aprire una parentesi lunga un chilometro, dice, ma se non c'è gioco come fai? Questo sta a chi dirige l'orchestra, ok? Solo per questa cosa qua. Toto, secondo te? Ma io mi riallaccio all'ultimo discorso. Penso che comunque, visto che si sta parlando anche dell'attacco, mi viene da pensare che sì, abbiamo dei professionisti che a regola dovrebbero buttarla dentro. Io parlo sempre da sportivo, non sono un grande tecnico. Da sportivo, ma soprattutto da tifoso. Però, cioè, ognuno di noi è professionista nel suo ambito di lavoro, lo dovrebbe essere, no? Cioè,
Quindi anche il mio lavoro visto da fuori può sembrare facile e tutti dicono cosa ci vuole a fare, e poi quando mi ritrovo a dove lo fa cerco di farlo al meglio. Onestamente, sempre dal punto di vista di tifoso, devo dire che a me questa squadra qui, partendo dal presupposto che non siamo partiti per vincere il campionato e arrivare a playoff, ma per fare un campionato dignitoso, la squadra a me non dispiace, non sta giocando male. Onestamente, un po' la sfortuna e un po' che, cioè, non è che abbiamo problemi in fase offensiva, non si fa gol, non si fa gol, cioè, e gli unici gol l'hanno fatti quelli dietro, e gli attaccanti non fanno gol. E poi è ovvio che io se mi dici te sei più bravo di Trajcevic a giocare a pallone, no. Sono 1,65 m, ho 48 anni e peso anche 70 kg, se no 75 kg, per cui sono anche peso forma un po'. Però Trajcevic, tutto il bene gli voglio, mi sta anche simpatico, e Brachen, che poi è un bimbo giovane, Mazzeo, cioè questi sono pagati per fare gol, ora non è che se ne sono mangiati tanti, ma io sono sicuro che nel proseguo del campionato ci sta dicendo male a volte, che anche la sfortuna. Che c'è anche un po' di sfortuna, dai, ora e poi... quando poi basta poi sbloccarsi. A me piace Rajcevic il lavoro che fa sul fatto di tenere alta la squadra e dà fastidio alle squadre avversarie. Mi piace perché quando la squadra ne affanno e giustamente Joy da squadra si deve salvare, quindi c'è Zima che rilancia e lui comunque quelle te la piglia e ti tiene tutti lì. Per cui quel Joy lì lui lo sa fa bene. Poi sarà anche sfortunato, sarà sfortunato, a volte arriva in ritardo, a volte non c'è. Mazzeo e Brachen onestamente non li cito nemmeno al momento, perché sono senza voto. Io credo che, guarda, la tua sia un'analisi... No, ma quello che intendevo io, il discorso è che nel calcio tante volte i numeri contano. Cioè, se noi si va a vedere la carriera dei nostri attaccanti... Certo. Cioè, se un giocatore... in questo caso hai citato Rajcevic, nella sua carriera ha fatto, faccio un esempio, 50 gol, cioè vuol dire che è uno che ha altre caratteristiche. Allora torniamo a monte, diciamo, è stato sbagliato tutto prima, non abbiamo preso un bomber, abbiamo preso, come giustamente dicevi, una punta che comunque mi tiene palla, mi prende la punizione, mi fa salire la squadra, mi serve per questo. Sì, allora chi ho? Ho due esterni, allora mi ricollego a quelli che diceva Marco, giochiamo a tre, Rajcevic che mi fa da sponda, dalla classica boa, prima si chiamava la boa, con magari Mazzura e Marras che partano, però... cioè, diciamo che alla fine i conti ogni tanto bisogna andarli a vedere, cioè noi abbiamo dei giocatori davanti, Mazzeo, Brignola, Murillo, ma lo stesso Murillo non è un bomber, no, cioè, no. Alla fine, cioè, non è che hai preso, chi posso dirti, uno che magari fa 20 gol come diceva Marco, non ce l'hai. Cioè, ma anche quello che è il passato di questi ragazzi non sono bomber. Ma questo no, ma Davide dice una cosa giusta, come lo dice anche Toto, è che era chiaramente la perplessità che avevamo un po' tutti, gli addetti ai lavori, che era quello, non abbiamo preso gente che ha un curriculum che ti dice al limite fa pochi, partecipa poco ma fa gol, quello è vero. Vi faccio una domanda poi sul mercato che potrebbe essere a gennaio, siccome mi stanno facendo tutti i peggio segnali, Laura, qual è il segnale che devi dare tu? Il segnale che devo dare è che ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ci ritroviamo qua. Allora, bentornati, diamo subito voce ai tifosi, a voi tifosi, con i messaggi di Laura. Certo, dunque si parla molto di calo di spettatori, in particolar modo a Livorno, che era una piazza felice sotto questo punto di vista. Volevo sapere cosa ne pensa Toto Barbato dei locali che proiettano le partite in diretta del Livorno e se i suoi locali le proiettano. Questo è Claudio della Fides. Certo. Toto, chiaramente certo. Ti hanno chiamato. No, noi si proietta ovviamente solo quando Livorno gioca fuori casa. E ne andiamo fieri, anche perché non tutti si possano permettere di andare in trasferta, o hanno l'età, o c'hanno... Quando il Livorno gioca in casa, come tutti ben sanno, tutti noi siamo... Allo stadio. Siamo allo stadio, ovviamente, quindi... forse il derby, forse abbiamo dato Livorno-Pisa perché erano finiti i biglietti, quindi... Però, anzi, invitiamo sempre e da quest'anno siamo anche sponsor del Livorno Calcio, che è una soddisfazione personale, mi sono riuscito a togliere nella vita. Sponsorino piccolino, ci si vede ogni tanto, non siamo. Però
piccole soddisfazioni. Assolutamente, grazie Tosi. Poi ancora mi scrive, scusate, ero distratto, non ho capito l'accostamento della cultura che diceva il mitico Dovo Sodo, meglio puntare su altri campi, me la rispiegate? Grazie. Allora, intanto diciamo che comunque sei tuttora attore? No. No, io attore non lo sono mai stato, lo faccio per divertimento. Hai partecipato. Ho avuto la fortuna che uno dei miei amici d'infanzia è diventato regista e mi ha coinvolto nei suoi film, ma non sono attore, non è il mio lavoro. E... No, allora, dato che sono partito dalla provocazione di Pasquale e per volere sdrammatizzare... La provocazione che... col sorriso. No, ovvio, infatti. Che comunque mi occupo nella vita di cultura e turismo, insomma. Lavoro in quell'ambito in città, ho detto, secondo me è un buon investimento sul futuro. Non sapevo nemmeno della notizia, quindi mi ha preso il controtempo. No, questo non lo sapevo, è stato un contropiede involontario. No, ma perché negli ultimi giorni non sono stato sconcentrato, sono anche arrivato in ritardo. Però poi mi è venuto a mente: ma tipo l'Inter, cos'è? A Piano Gentile, non è a Milano, no? Cioè non è che non siamo la prima squadra che ha il suo centro sportivo fuori dal suo comune. No, cioè la cosa che succede, poi ovvio ce l'hanno quasi tutti, io credo che il tifoso volesse, volesse dire, e posso poi semplicemente anche sposare quello che dice il tifoso, questi 10 milioni di euro io l'avrei investiti su Livorno, le strutture di Livorno ce l'ha. Cioè nel senso, certo, le grandi città non ce l'hanno e hanno, infatti c'è Vinovo, c'è la Pinetina, c'è Milanello che chiaramente non possono essere messe nel quartiere di centro. Sinceramente Livorno aveva, io sto interpretando il discorso, certo, che può essere giusto, anche il mio, quei 10 milioni di euro io l'avrei buttati ad Antignano. Tra Piancastelli e Armando Spinelli Bicchi, l'avrebbe mandati ad Antignano. Io ho detto sicuramente ci sono state delle trattative che non sono andate in porto. E il centro sportivo, io credo che Livorno, la città di Livorno, avesse, anzi abbia delle posizioni dove poter fare, l'ha sempre avute, addirittura 15 anni fa si poteva parlare anche di Monterotondo, ed era un'idea. Scusa se ti fermo, ma io mi sono perso alcuni passaggi perché appunto non seguo lo sport, lo seguo solo da tifoso. Ma c'era anche un progetto ultimissimo di fare la cittadella dello sport lì allo stadio, rifacendo lo stadio, un pezzo di ippodromo. Io penso che le amministrazioni, pensa che l'amministrazione prima di quella di Nogarin la voleva fare a Coltano, e fare lo stadio a metà Colpisa, quindi siamo proprio nella stratosfera, meglio Faugna. Siamo nella stratosfera, poi quello dopo non so cosa volesse fare, ma diciamo che siamo arrivati a questo progetto. Io credo che il tifoso volesse dire questi 10 milioni di euro potevano essere investiti. Scusami Pasquale, ma scusami, di quanti campi si parla in questo progetto? Questo è un progetto che hanno presentato 11 campi. 11 campi da calcio? Ma scusa, io sono stato 12 anni fuori da Livorno, ma mi dite 11 campi da calcio? No, dice, saranno 11 di cui 6 in erba, 2 sintetici. A prescindere, ma sono 11 campi da calcio? Sì. Mi dici una zona, ditemi, non lo so, una zona a Livorno dove puoi fare 11 campi da calcio? Ma la zona è Antignano. Se 11 campi da calcio? Ora, questo è un progetto che hanno fatto, sto immaginando, se no sembra che faccio difensore del progetto. No, stavo pensando anche che comunque sia, il progetto è riferito anche che hanno dato a ogni squadra, anche del settore giovanile, di poter lavorare in un campo a 11, perché non puoi magari un ragazzo di 15 anni, parliamo di giovanissimi allievi, farli lavorare magari a metà campo. Cioè, se vuoi mettere giù delle basi, magari come diceva Paolo, lavorare a contatto con la prima squadra, fare un tipo di lavoro come gioca la prima squadra, a scendere, devi lavorare comunque su un campo grande. Io sinceramente, ragazzi, allora guarda, 11 campi a Livorno. Sai in cosa ci viene incontro? Che ci viene incontro l'intervista dell'architetto, del geometra che ha fatto questo progetto. Se può Veronica darci il secondo contributo, il numero 2, che ci dà una mano. Una struttura importante che per fortuna non avrà bisogno di un intervento radicale. Quando inizieranno i lavori? E noi speriamo presto, sicuramente inizieremo nel giro di un paio di mesi a consolidare le strutture che oggi ci sono, quindi
quella che poi diventerà la foresteria, verrà rifatto tetto e copertura, rimettiamo in ordine, diciamo, la parte vegetativa che oggi è stata lasciata in degrado, e poi, sperando che le amministrazioni ci aiutino, il prossimo anno contiamo di partire con veramente le prime strutture sportive. Sì, le prime saranno quanti campi? Saranno un paio di campi, gli spogliatoi, e quindi il necessario per poter cominciare a allenare almeno le squadre giovanili. Sì, quindi all'incirca, facendo una stima per i primi due campi, tempi... I tempi di reazione di un campo più o meno si riescono a fare in 6-7 mesi, gli spogliatoi, la parte strutturale richiede un po' di più, in un anno potrebbero essere pronti. 11 campi, quindi una struttura di alto livello, i tempi della realizzazione totale? Sì, allora i tempi di realizzazione totale, perché non si vuole fare tutto velocemente, saranno circa dai 6 agli 8 anni dalla partenza, dalla concessione, diciamo, del comune. Questo numero di campi sono tanti, ma in realtà non verranno mai usati tutti contemporaneamente, perché avendo scelto di fare i campi in erba c'è necessità di farli riposare, quindi ci saranno delle turnazioni e al massimo funzioneranno la metà. Perfetto, l'architetto ci ha dato delle indicazioni ben più precise, Davide, ci fa capire chiaramente, io sto andando a logica, ad Antignano c'erano determinati spazi, due società che potevano, infatti ci sono state le trattative, che è l'Armando Picchi e Piancastelli, e quindi erano determinati spazi. Qui è stata vinta è stato trovato uno spazio da 16 ettari, quindi sto immaginando che di conseguenza, trovando uno spazio del genere, si siano, tra virgolette, inventati 11 campi. Ma ha ragione però il geometra, perché quando si dice che il campo giustamente in erba va fatto riposare, la prima squadra che riposa su un campo, mi è capitato a Perugia, quando noi veniva chiuso perché doveva riposare, ci spostavamo in un altro campo, sì. Però poi si crea comunque sia una catena, quindi la Primavera, la Beretti, l'Allievi si devono spostare di conseguenza. Ora posso capire perché comunque sia poi è stato fatto un progetto di 11 campi, sia sintetici che in erba comunque. Ora ci arrivo. Comunque guardate, possiamo, se Veronica ci può rimettere, non per Davide, far vedere comunque il progetto, diciamo che, e qui naturalmente chiedo anche un'opinione anche a Paolo e a Marco e a Toto, comunque insomma, visto così mi sembra un bel progetto a me. Sì, ma te l'ho detto, Paolo. Prima, il progetto ha appeal proprio perché consente al movimento di tutto il Livorno Calcio un regime simile. C'è il ragazzino, se ne parlava prima con Davide, che è a contatto con la prima squadra, vede come si muovono i giocatori della prima squadra, non soltanto in campo ma anche nel rispetto degli orari, nel rispetto delle persone, i dirigenti sono lì, quindi sti ragazzini sono sempre, entrano poi in un'ottica professionistica, anche se sono dedicati a fare uno sport all'inizio soltanto per muoversi, mi riferisco ai piccoli, certo. Mano a mano che però sono tutti lì, quindi il senso di appartenenza è maggiore, perché ti senti un giocatore della prima squadra. Quando ti alleni e i ragazzi della prima squadra non li vedi mai, sì, c'è il simbolo del Livorno, ma non è la stessa cosa. Esatto. Marco? Guarda, sono d'accordo con Paolo, anche perché te pensa all'emozione magari di un ragazzo che va allo stadio e va a vedere i giocatori del Livorno, che sono poi i suoi idoli, no? E poterli vivere a distanza di pochi metri, poterci anche magari parlare all'evenienza, sono sensazioni e stimoli. Poi magari uno dice è anche più stimolato a voler far bene, a cercare un domani di poter giocare lui in prima squadra, magari. Cioè. Andare, essere lui protagonista, di correre magari dopo un gol sotto la curva. Sono più concentrati. È chiaro, capito? È una sensazione che, insomma, dal livornese, se capitata a me, chissà cosa avrei pagato per fare un gol e correre sotto la curva, no? Cioè, nel senso che capisco che poi questo possa essere uno stimolo, quindi il centro è importantissimo, secondo me.
A tutti i livelli è importante, quindi. Senti Toto, sempre che ti faccio sempre domande particolari. Io te le faccio. Parlava giustamente di una cosa molto importante Paolo, che è questo senso di appartenenza, che è qualcosa che secondo me, però io chiedo l'opinione anche vostra, ultimamente diciamo un po' così allo stadio sta scemando, cioè nel senso di appartenenza. A parer mio io vedo troppi silenzi o contestazioni eccessive, e secondo me per il senso di appartenenza che intendo io sono cose secondo me che sono fuori luogo, perché si antepone un problema fra virgolette diciamo così personale alla maglia, perché la maglia allo stadio secondo me si tifa e poi si fa tutto quello che si vuole dopo. Secondo te in questi ultimi tempi c'è qualcosa di meno allo stadio? No, vabbè, che ci sia qualcosa di meno è un dato oggettivo. Ovviamente nelle ultime settimane il silenzio che c'è stato è stato dovuto, tanto sono fatti di cronaca, c'è stata una trasferta infausta l'altro anno alla Spezia, io non c'ero, però persone, amici di mille festeggiamenti mi hanno raccontato di una situazione abbastanza assurda, di anche grosse provocazioni verso la curva e che hanno portato a una serie di diffide verso anche ragazzi che tifano Livorno e che trasportavano la curva da decenni. E io ovviamente per mia cultura personale sono sempre dalla parte della curva, sempre dalla parte dei tifosi. Ovviamente la mancanza di una curva organizzata si sente. Io l'unica critica, fra virgolette, poi c'ho poco da criticare, perché poi uno critica quando si dà da fare, io oramai, a parte non sono mai stato un capo ultras, io sono stato uno che arriva allo stadio alle 3, e si tifa e si diverte, però l'unica cosa è che forse l'errore, cioè quello che è mancato a Livorno è stato forse un vero passaggio tra i vecchi tifosi e i futuri nuovi, generazionale, ma non è una colpa né dei vecchi e né dei nuovi, può capitare, non lo so perché, può capitare, io non standoci dentro, ho capito. Però sicuramente diciamo che in una situazione già impoverita dal mancato passaggio di consegne reale, la deflagrazione in questa trasferta dove sembra che c'è stata una grossa provocazione e sembra proprio fatta apposta per decimare per l'ennesima volta, e non è la prima volta che succede, ora non voglio far solo Topiagnone, però insomma ci sono state anche inchieste a livelli nazionali negli anni passati, da cui proprio è venuto fuori che la curva di Livorno era sempre stata penalizzata anche per un suo colore politico, che intanto su questo sono, Toto ti interrompo, quindi, sono sempre dalla parte della curva, sì assolutamente. Io sono dalla parte sempre della maglia, quindi rispettando ovviamente, io sono dalla parte che allo stadio si tifa il Livorno, poi certo, le battaglie si fanno fuori, anche perché ci sono oggi, attraverso, come diceva Paolo, gli strumenti sia dei social, ma ci sono anche gli strumenti politici, perché ormai tutti si inventano politici, e quindi si possono fare le battaglie fuori dallo stadio. Sì, sì. Dentro lo stadio, Toto, io sono per... No, è che ora mi sa si che mette manca avanti proprio il numero. La maglia. Lo so, ma ora mi sa che proprio. Cioè, anche fisico. Ma magari fra 2 o 3 mesi, secondo me adesso c'è stato uno shock grosso, perché le diffide sono state tanti e importanti. Penso che nel giro di qualche mese piano piano si riorganizzeranno. Allora vediamo che ci sia una rigenerazione e che si torni allo stadio a fare i cori per tutti, ovvio, certo, e a fare certo il tifo per sì, la squadra, sì, sì. E aspettare che finisca la partita per fare i silenzi e le contestazioni, sì, sì, e sì, poi sì, altri campi. Voi cosa ne pensate, Paolo e Davide? Perché a Paolo glielo posso chiedere, a Marco in un certo verso, a Tucco invece come giocatore che avrai, iniziamo da te. Che avrai, da te, nel senso che avrai avuto momenti durante la tua carriera di... Senti, io ti dico che contestazioni, alla fine il calciatore è un artista, no? Va in campo e deve giocare sicuramente per un obiettivo principale, che è quello
della vittoria, perché comunque deve garantire determinate cose all'industria che è la società. Però è vero anche poi dopo che deve cercare di far divertire il tifoso che va allo stadio per divertirsi. E capita comunque che tante volte non ci riesci, giochi male, magari ci sono le contestazioni che le devi accettare, perché alla fine poi diventa troppo facile giocare comunque sia in uno stadio dove vieni sempre acclamato, no? Certo. Cioè delle partite dove vanno male ti devi prendere le tue contestazioni, fanno parte, chi inizia questo percorso di calciatore sa che comunque ci sono le contestazioni, fischi e tutto quello che concerne. Io non ho avuto mai l'onore di giocare nel Livorno Calcio, io sono andato via, avevo 13 anni, molto giovane, sì, molto giovane a Pisa, per cui però mi sarebbe piaciuto comunque indossare la maglia del Livorno, essendo livornese, però ho sempre visto già da bambino, quando andavo allo stadio all'epoca di Martelli come presidente, però io ho sempre visto sinceramente una tifoseria che calda, una tifoseria che comunque dava l'anima, e credo che alla fine al livornese tifoso si vede comunque una squadra che dà l'anima e butta anche il cuore in campo, alla fine secondo me ti possono anche se perdi una partita comunque ti possono anche applaudire ugualmente, perché riconoscono che comunque hai dato tutto per quella maglia. Però poi per quanto concerne le contestazioni, fanno parte del tuo bagaglio di calciatore, le devi accettare serenamente. Chi non le accetta vuol dire che molto probabilmente non è ancora pronto per questa piazza, oppure direttamente per questo sport. Perfetto. Paolo, tu cosa dici? Ma sai, il calo di spettatori o di tifosi ormai abbraccia tutto il mondo del calcio. Fa tristezza quando vedi partite di rango superiore alle nostre con stadi vuoti, quindi non è un problema che si ripercuote prepondentemente sulla città di Livorno, ma abbraccia un po' tutto il calcio italiano. Nella nostra città è chiaro che si sente, perché il livornese è un passionale, è attaccato a questa squadra in modo molto viscerale, la vive tutta la settimana, siamo tutti allenatori, siamo tutti pronti a schierarsi verso un risultato positivo, e ci avviene, si va tutti allo stadio, poi c'è lo scoramento di qualche partita e quindi rimane lo zoccolo duro che è sempre il solito, e di contorno ogni tanto si gonfia, si sgonfia lo stadio. Il problema è che prima lo zoccolo duro era più grosso. Esatto. Qui c'entrano tante componenti. Io, parlando anche con qualche centro di come può essere Magnozzi, eccetera, eccetera, hanno difficoltà i ricambi, e io gliel'ho spiegato, i ricambi non ci sono, perché oggi con i social i ragazzini di oggi non sono più educati ad andare allo stadio come un tempo. Io la prima volta che ho visto Livorno avevo 8 anni, era 1972. E sono rimasto flashato. A me i miei amici mi chiamavano "e poi", perché tutte le volte mi facevano "perché squadra tifi, io per il Livorno", e tutti facevano "e poi", e io facevo "e poi cosa?". Allora c'era una cultura, andavamo allo stadio perché non c'era altro, le partite erano tutte la domenica, era un'età romantica del calcio che oggi non c'è più, quindi queste sono componenti che hanno un deterrente importante, purtroppo, sotto il profilo del calo degli spettatori. È vero. Sì, anche perché soprattutto giovanissimi, io lo vivo in prima persona perché ci sto a contatto, c'è con la spettacolarizzazione della Serie A, della Champions League, il fenomeno Ronaldo, no? Un po' il calcio italiano che ha rimesso la testa nel calcio che conta. C'è tanti ragazzi giovani che tifano, non si pongono nemmeno il problema se tifare il Livorno, cioè tifano per le squadre che seguono tutti i giorni. Prima non tifavi per le squadre, non ti interessava tifare per squadre di Serie A, o comunque non avevi tutto questo entusiasmo, ma tifavi il Livorno perché comunque il massimo che vedevi era il 90° minuto, cioè non è che ora... La domenica sportiva era tardi, spesso ci a letto, domani devi andare a scuola. Capito? E ora c'è tanti, cioè io lo vedo, a Livorno c'è pieno di magliette della Juventus, se invece c'è più tifosi della Juventus. E quella me la assumo responsabilità da conduttore, la peggio di tutte. No, devo, infatti, dopo quella del Pisa, arriva quella della Juventus diretta. Quella del Pisa? No, il Pisa, quella del Pisa rimane...
fuori gara. Marco, rimane fuori gara. No, io volevo, dimmi. Fare e poi andiamo dall'aula. Una mia, sì, poi daremo spazio anche ai rispetti. Cioè, dobbiamo fare delle iniziative perché i ragazzi piccoli, quando hanno 6, 7, 8 anni, che è l'età quella dove veramente a me è a quell'età che mi hanno portato allo stadio, no? E eccomi qui che dopo tanti mai anni non posso stare senza vedere Livorno, senza parlarne. È lì che bisogna lavorare, bisogna portare questi ragazzi allo stadio gratuitamente, farne dei tifosi del futuro, capito? Esatto. Sono questi. Sì, guarda, mi alza la palla, volevo intervenire veloce, ma c'è un esempio calzante e di attualità, il Monza. Il Monza faceva 600 spettatori. Berlusconi e l'amico Galliani, amico di loro, non mi fraintendete, hanno deciso di portare il Monza in Serie A. Hanno cominciato dalle scuole, Galliani va alle scuole a regalare l'astuccio con i colori sociali del Monza. Certo. Quest'anno hanno fatto 4.000 abbonati. Capito. Cioè è follia, eppure Monza è vicino a Milano. Certo. Juve, Inter, sì. Milan, lì sono queste le squadre. Eppure sono riusciti a far innamorare di nuovo partendo con un'operazione di marketing dalle scuole, come giustamente faceva notare oggi Marco. Sono quelle. Capito? Dalle scuole, e mi ricollego a Totos, e anche dai giovani tifosi, non solo dalle scuole, da quei giovani tifosi che il senso d'appartenenza, per esempio Livorno, durante, vedi, in questi giorni così difficili, durante quella tragedia che ci ha coinvolto, che è stata l'alluvione, i bimbi motosi hanno dato quel senso di appartenenza, è come se avessero avuto tutti la maglia del Livorno. Certo. E diciamo che abbiamo anche le potenzialità per trasmetterlo, e qui così mi ritorno a una non provocazione fatta col sorriso, che può, diciamo, anche l'operazione sulla cultura, credo che sia anche su quella strada lì, cioè quello di ridare anche attraverso la cultura, attraverso un figlio dimenticato e anche trattato molto male negli anni, che è Amedeo Modigliani, questo appunto senso di appartenenza, quindi pensare più a parlare bene di un livornese che ad altri contorni, certo. Toto, quindi per rifarmi a una provocazione che era col sorriso. Sì. Laura, dici qualcosa? Sì, ti hanno scritto che Pasquale sei peggio di Guerrieri, non mi fai leggere i messaggi. Allora, non capisco i tifosi che guardano al fatto di fare la cittadella in provincia di Pisa, non sono mai contenti. Spinelli sta facendo un grande, stupendo investimento che a Livorno abbiamo sempre sognato. Giusto. Poi, oggettivo. Allora, io Breda lo mandavo via, è in confusione totale, mamma mia. Poi, perché alla Rai Sport non fanno mai vedere Livorno? Quello ce lo domandano a noi, ma a noi. Perché lo dobbiamo vedere o allo stadio o al The Cage. No, è una battuta. Dimmi, poi Laura. Dunque, allora, il Pordenone non mi sembra che abbia un bomber, eppure i gol li fa. Pordenone. Sì. Ma insomma, intanto bisogna dire una cosa, che Pordenone è una neopromossa che ha cambiato poco, ha trovato quel Panega, o come si chiama, quel ragazzino del Milan, che sarebbe proprio il giocatore che serviva a noi, che entra dentro, esatto, al momento opportuno, dietro le punte. Quando una squadra viene cambiata per pochi elementi e fa un buon campionato, in più non c'è la pressione ma c'è solo l'entusiasmo, perché una cittadina piccola, erano anni che non andavano su, è tutto più facile. Intanto lo voglio vedere il giorno di ritorno. Che è lungo. Registratelo. Giusto. Grande Paolo. Ancora Laura? Sì, dunque, non è che gioca un solo tempo il Livorno. In trasferta subisce la voglia di fare risultato da parte dell'avversario nella prima parte, ed in casa succede il contrario. Poi l'ippodromo credo sia 7 ettari, sufficienti per ospitare almeno 6 campi di calcio, e poi credo che 11 siano anche troppi, voglio dire, posti a Livorno se ne poteva trovare tanti. Personalmente sono d'accordo, l'abbiamo già detto. Non pensate che Livorno sia come scollato e lontano con i tifosi, è la città che durante la settimana sia un argomento periferico nella mente dei tifosi. Naturalmente Telecentro, a parte, gli dedica 5 trasmissioni a settimana. Brava Telecentro. Ecco, i social ci sono anche in Inghilterra, in Germania, in Spagna, ma è che laggiù gli stadi traboccano in tutte le serie. Va bene, ora Paolo ha dato giustamente una
dato una chiave di lettura, poi naturalmente bisogna sempre rapportarsi in questo che siamo. Certo. Nella questione di Livorno ha senso quello che ha detto Paolo Miuri. Ancora c'è un altro? Sì, sì, ce n'è tantissimi. Ti fanno i complimenti, Pasquale, che sei meglio di Guerrieri. No, quello no, assolutamente no. È difficilissimo perché poi mi verrebbe il conduttore, a me verrebbe da interloquire nei confronti, invece il conduttore deve far parlare sugli altri. Uno scrittore, ora è diventato uno scrittore. Ora è scrittore. Allora, ma io finché non lo vedo in ciccia non ci credo, sono come San Tommaso, saluti da Enrico. 65 si firma. Ciao Enrico. Sarà del 65. Allora, quanti punti ha fatto il Livorno l'anno scorso al termine del girone di andata? Potete controllare, per favore? Secondo me quest'anno farà al massimo. Al massimo? Al massimo ci lascia il dubbio. Poi, Laura. 5 punti, se va bene, al termine del girone di andata quest'anno. Carlo l'ha scritto. Speriamo qualcosa di più. L'ultimo e poi sentiamo Lima. L'ultimo, dunque, al posto di Breda vogliamo Lamberti. Allenatore, no. io farei il 22esimo, mi piacerebbe prendere la roba e fare allenamenti, no. Costi poco, anzi piano. Breda, prima di mandare Rima e poi pubblicità, questo io credo che poi parleremo un attimo, una battuta ognuno su di voi cosa ne pensa di Breda, i risultati, i punti secondo me non danno ragione a Breda, però non è Breda il problema. Io a vedere il Livorno mi diverto, mi piace, secondo me siamo, tu sei uomo di spettacolo e qui anche Scaramantico, come anche penso gli altri, siamo in un periodo veramente di grande anche sfortuna, cioè nel momento in cui il Livorno ogni volta che sbaglia qualcosa prende un gol, l'allenatore fa delle scelte che hanno un senso e invece poi il risultato al 96esimo gli dà torto, quindi appunto già, mi autolancio, cosa ne pensate? È il problema di Livorno, Breda, secondo voi? Partiamo da Toto. Secondo me a me non dispiace Breda, nel senso che comunque la squadra gioca, mi riallaccio a quello che dicevi te, la squadra non ha un brutto gioco, a me piace come ha fatto sviluppare le fasce soprattutto, quindi a me piace vedere Porcino, Marzura e di là del Prato Marras. Okay. Mi piace, e quindi però poi non è, è sempre cosa ne pensi e chi lo vorrebbe mandare via, ma la domanda è che alternative ci sono, perché se mi viene detto che c'è Nicola che domani vuole venire a Livorno, ti dico parliamone, o addirittura si legge di Zeman, c'è cioè un'alternativa assurda quanto romantica quanto è, però cioè, qui da alternative quali sono? Se poi devono essere altri sconosciuti che non conosca nemmeno la piazza, io dico comunque questo signore con tutti i suoi difetti l'altro anno ci ha fatto salvare e l'altro anno bastava appunto almeno se andava in quell'incubo poi che non sapevi quando giocavi, se giocavi, se eri retrocesso, se ti eri salvato. No, l'altro anno comunque è finito il campionato, siamo andati al mare. Una settimana prima. Grazie Toto, è vero. No, ma va bene, cioè, andiamo avanti con Breda, anche perché secondo me, e speriamo che qualche attaccante si sblocchi, non è colpa di Breda se quello sulla riga salva di testa, io ho quell'immagine impressa, sì, perché porca di una miseria, ma se non entra nemmeno questo, ho detto ma che cosa si deve fare per far gol, va bene, dai, andiamo avanti con Breda e secondo me No, io invece ho un'altra, a me non piacciono gli alibi e Breda invece li utilizza, in questo io non amo Breda, per il resto lo reputo un buon allenatore, cioè lui non deve caricare l'ambiente dicendo come siamo sfortunati, alla prima azione ci fanno gol e noi non si segna, e devi analizzare perché e fare in modo che i tuoi giocatori credano nella giocata. Raicevi, se ci va di testa, di convinzione su quella palla in scivolata, butta dentro, allora lì deve lavorare l'allenatore, ecco, in questo riconosco in Breda una grande area di miglioramento, fermo restando che è un allenatore di categoria che ha fatto bene, anche se mettiamo sempre le cose a posto, se la Salernitana non perdeva le ultime 5 partite, nonostante Breda avesse fatto miracoli, si era retrocessi. Cioè, guardiamo anche la fortuna, la sfortuna fa parte del gioco, dà e toglie, con il Pisa abbiamo avuto fortuna, bene, con il Cittadella non l'abbiamo avuta.
la vita dà e la vita toglie, però ci devi mettere del tuo. In questo caso, secondo me, del suo ce lo deve mettere l'allenatore, visto che i giocatori in quei frangenti peccano un po' e non ci puoi fare niente, non è che li puoi caricare di una cosa che non hanno, non possiedono nel loro DNA, ma te allenatore, ed è qui che la piazza si divide, lo vorrebbero più verace, meno scritte sui taccuini, che non ho letto uno sul social, dice ma cosa ci scrive Breda, me la consigli una battuta su quel taccuino, e Breda facendo finta questo scrive boia me si fa ca, cioè però... scusate in transizione, ma cioè io ci ho riso una vita e quando vedo Roberto glielo devo raccontare perché è meraviglioso, cioè il livornese è pazzesco, riesce a sdrammatizzare anche dei drammi sportivi, no, quelli che a volte comunque, viviamo comunque quello di scrivere lo fanno tutti, cioè sì, però... Sarri, Mourinho, cioè, tutti si mettono a scrivere, sì. Cioè proprio quindi Roberto Breda scriverà le cose su Davide e poi mandiamo la pubblicità. Poi... No, io l'unica cosa che posso contestare a Breda, a prescindere dal fatto che quando arrivi a allenare a certi livelli sei bravo per forza, perché comunque qualcosa hai, se no non ci arrivi. L'unica cosa che un pensiero mio lo vedo un po' in confusione, perché secondo me ha cambiato tanto e troppo. Cioè, io questo Livorno l'ho visto rivoluzionato, a parte tre o quattro giocatori, ma poi sono partiti, mi sembra all'inizio, con Gasbarra a sinistra, cioè roba allucinante, poi è entrato Porcino, che è il suo reale ruolo, Di Gennaro, Bogdan, Boben, poi ora è rientrato nuovamente Gonnelli, Agazzi, Lusci, c'è troppa confusione, secondo me ancora lui non ha trovato un assetto giusto in base alle caratteristiche dei propri giocatori, non riesce ancora secondo me a trovare un assetto giusto per sfruttare al 100% il potenziale della squadra, che può essere quello che è, ma comunque secondo me non lo vedo secondo a penultimo posto, no, questo siamo d'accordo. Allora, ora ci ritorno sul punto tecnico, che vi chiedo delle opinioni tecniche, perché Laura mi sta sorridendo in maniera dolcissima, mentre Veronica meno dall'altra parte. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ci ritroviamo qua. Allora, bentornati, siamo molto vivaci, direi intanto alla regia, per una questione di correttezza dell'informazione, di mandare l'ultimo servizio, che è il numero 3, su il sindaco di Fauglia e la sua chiara felicità di quel che gli è capitato. Centro sportivo del Livorno Calcio, sindaco, che cosa rappresenta per la vostra amministrazione? È una grande opportunità, sia dal punto di vista lavorativo per le... circa la ventina, insomma, ora si guarderà poi di posti che servono per gestire, ecco, una struttura grande come questa, sia dal punto di vista anche dell'opportunità per tutte le attività enogastronomiche che ci sono sul territorio di valorizzare i propri prodotti, ma anche dalla semplice bottega o da anche tutte le pizzerie, punti di ristorazione che abbiamo localmente, cioè anche dal punto di vista turistico ci dà una grande visibilità, il teatro stesso dove siamo oggi, oppure il nostro museo, ecco, ne trarranno tutti logicamente beneficio. Sì, poi i cittadini livornesi sono noti per le loro gite. Diciamo. Sì, no, quello ci fa piacere, ma già siamo un po' un paese che è nel mezzo tra due realtà, tra Pisa e Livorno, siamo molto, forse per alcuni aspetti siamo molto più vicini a Livorno, perché Colle Salvetti è nostra confinante proprio, e quindi insomma c'è la metà della popolazione su per giù è livornese, la metà è pisana. Ci sono gli oneri di, diciamo, di compensazione che il comune ha, un'altra opportunità. Sì, anche questa è una grande opportunità, perché possiamo avere appunto questi 300.000 euro da investire sul territorio. Guardiamo poi dopo che tipo di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma le decidiamo con la popolazione. Abbiamo già cominciato a fare degli incontri spiegando intanto il progetto e tutto. Intanto era fondamentale garantire il rispetto ambientale e questo è stato fatto e per noi era prioritario. Poi dopo quello che verrà, insomma, lo valuteremo nel tempo. Ecco. Bentornati. Allora, abbiamo sentito le parole di felicità del sindaco di Fauglia. Rima, dici qualcosa? Facci ridere. Partiamo con Livornello. Giusto. Finalmente... Viene fatto il Livornello, sì, ma a Pisa,
prima anche la Chiesa andò a cristianizzare i pagani. Io veramente non sono io quello. Sì. Mamma mia che finaccia! Ho fatto un'altra. Questo? Mancano le punte, eppure gli appuntini l'ho presi. Ce n'è un'altra? Sì, sì. Bellino. Silvio, ma a Monza avete girato tutte le scuole per... aspetta, perché... promuovere la squadra. Per promuovere la squadra. Come avete fatto? Ci siamo divisi le scuole. Io ho fatto tutte quelle femminili. Questa è pungente. Ti ringrazio. Laura, certo. Dacci qualche spunto. Dunque, allora, non ci siamo salvati grazie a Breda, ma grazie a Diamanti. Se non c'era lui, vedrai... Sì, leggi qualcuno sì. E poi allora, si... speriamo che questo centro sportivo sia la base per dare un futuro migliore a Livorno Calcio. Intanto però occorre salvarci perché mantenere la Serie B è fondamentale. Assolutamente. Beh, io sono preoccupato invece allora, anche io. Che questo, allora, conoscendo Spinelli ho l'impressione che il centro sportivo lo costruirà con la Lego. Con la Lego? Con la Lego. Anche la Lego è un gioco di lusso, la Lego, non è più un gioco. Allora faccio i complimenti a Lamberti che ha condotto in maniera esemplare. Grazie, troppo buono. E che è scivolata via anche troppo velocemente, toccando tutti i punti cruciali della squadra. Bravo. No, ma sono bravi gli ospiti, io che di solito faccio l'ospite, quando sono gli ospiti bravi, ecco. Le trasmissioni volano. Il Novara è un centro sportivo moderno che spesso ha prestato ad altre società e persino alla nazionale. È vero. Dunque, al posto di Breda prenderei Mandorlini, vedrai che la curva si sveglierà. Ah, sì. No, proprio lui, guarda. Questa ci è piaciuta. Al bascio. Questa ci è piaciuta. Ancora, Laura? Allora, Lillon. Il meglio per sostituire Breda, capito? Lillon. No, sì. Ma chi è Lilli? Oh, l'hanno scritto. Vabbè, non ci arrivo. Guerrieri è più bravo di me. Ah, forse lui. Ti traduce meglio, io non ce la fa. Oh. Può darsi che me l'abbia scritto lui. Ci per confondere. Per farla impattinare. Si controlla il numero, perché lui vuole che io sbagli. Poi il solito Pasquale, e te lo devo dire, sei da arrestare. Oh, ecco. Mi mancava. Ti mancava. Stasera ti mancava. Niente, per ora l'ho terminato. Ti ringrazio. Allora, grazie a te. Un pensiero. A me non piace parlare delle persone che non ci sono. Ed è il concetto per cui a me questo continuo parlare dei giocatori, sto parlando di Diamanti in questo caso, Diamanti come di altri, non c'è niente di personale, è un mio pensiero. Finita una storia se ne fa un'altra. Si cerca di guardare avanti, esatto. Nello specifico dei giocatori di calcio, senza che nessuno si offenda, nessuno si è né suicidato, né è andato in Iraq a far combattere, né ha smesso di mangiare, bere o dormire, stanno tutti benissimo, giusto? Ma soprattutto... Sono tutti sopravvissuti a non giocare più nel Livorno o a fare i ruoli nel Livorno. Vi domando, secondo voi quanto fa bene o quanto fa male continuare a parlare di chi non c'è più? Parto da destra, ma giusto perché... Ok, vabbè, visto a questa parte sto a sinistra. Dalla mia sinistra, dalla mia sinistra, ora un po' dalle spalle. No, volevo puntualizzare. Hai anche una maglietta, guarda che... C'è la maglietta della Federazione Nazionale del Football del Cile. E quindi te l'ho fatta. Sono settimane importanti. Assolutamente, delicate. Senti, io di Ale ho la fortuna di essere, come tanti a Livorno, di essere stato amico di Ale, di Alino Diamanti, sì. Quindi una cosa è certa. Cioè, Alessandro se n'è andato con la sua splendida famiglia in un posto esagerato, dove penso che lo stiano anche pagando meglio, ma soprattutto sta facendo un'esperienza di vita ganzissima, detta livornese. Suoi figlioli vanno a scuola in Australia, stanno imparando molto, stanno migliorando molto di più di prima anche l'inglese. Certo. Cioè, non è che è andato a giocare in un'altra scuola di Serie B, è andato... Proprio sta facendo un'esperienza nuova per un uomo della sua età. Esatto. Comunque si sa il carattere che ha Alessandro. È una persona curiosa, ne garba scoprì, molto intelligente,
non ha fatto questa scelta, sarebbe andato via ugualmente. Poi sicuramente quando è stato detto, quando giustamente ha dovuto rispondere alle parole del Presidente, visto che è uno che anche Beh, no, quello, ha risposto, però non, è inutile che ci si ripensi a Diamanti, che Diamanti quest'anno e a Livorno e ci giocava, perché è andato a stare meglio, l'avrebbe fatto chiunque di noi. Cioè, Toto, stai dicendo se ti offre un posto diciamo migliore, anche da mesi, un'esperienza di vita migliore, ma perché, allora. Cioè, chiunque lo segua su Instagram lo vede come sta e dov'è. Al di là delle scelte tecniche sarebbe dato. Marco. No, dunque, allora, pare, se no sembra che in Italia ci sia solo Diamanti, no? Cioè, nel senso, non è il problema che Diamanti restasse o se ne andasse via, ma devono, ma la qualità di Diamanti in fase realizzativa me la puoi trovare in qualche altro giocatore? O c'è soltanto lui? L'altro, certo. Io, ecco, io voglio dire questo, no? Scusate, mi faccio una cosa e mi zittisco. Ma se a questo punto Raicevic ha fatto 10 gol, si pensava a Diamanti, secondo voi? No, voglio dire, una domanda che faccio anch'io, ma se, cioè, perché la gente si volta indietro? Perché questi attaccanti, se vedai che avevano fatto 15 gol, a questo punto te Diamanti non ci pensavi più. Tutto lì. Quindi bastava che venisse a posto di lui un attaccante, un trequartista, e ti pare a te, che garantisse lo stesso rendimento in termini di gol di Diamanti, e te non ci parlavi più. E è una cosa che ti manca, perché è palese. Insomma, tutto lì. Ma io penso che sia giusto parlare solo dei presenti, perché solo in quel modo possono dare il 110%. Che poi Diamanti sia rimpianto, tra virgolette, perché non è morto, meno male, esatto. È soltanto perché lui era un'icona, con lui mettevi tutti d'accordo. Quest'anno non c'è un'icona riconducibile alla tifoseria e tutti dicono lui. C'è chi prende per un attaccante, chi per un altro, quindi lui era il collante sotto il profilo del riconoscimento dell'icona, come lo è stato Cristiano, come lo è stato Igor Protti, senza togliere alle squadre di cui gli altri elementi hanno fatto parte. Detto questo, cioè, noi dobbiamo salvarci con i giocatori di oggi, perciò dobbiamo farli sentire affetto, entusiasmo e grande tifo. Poi è chiaro, ci sono le categorie, se la società ha sbagliato a comprare giocatori che non sono le categorie, però io quando li vedo uscire sudati e sfatti, scusate il termine livornese, credo sia un bel manifesto. Speriamo che coniughino poi anche i risultati. Dai. Anch'io concordo con Paolo, cioè parlare di chi non c'è più nella società è inutile. Si sta qui a parlare di Diamanti, uno che ha fatto la Serie A nazionale, qualità tecniche eccezionali, però come diceva Toto è andato in una squadra, in un'esperienza sicuramente nuova, dove magari gli avranno dato sicuramente più soldi. Trovare un giocatore agli stessi livelli di Diamanti è dura, ma è dura soprattutto perché per portarlo ci vuole parecchi soldi, e quindi non so sul mercato chi ci potesse essere magari a sostituire un Diamanti. Però ha detto bene Paolo, adesso la squadra è stata fatta con questi giocatori, bisogna cercare di tirar fuori il massimo da questi giocatori, e poi anno 21 si vedrà cosa succederà. Comunque siamo ancora all'inizio, voglio dire. 12 partite non è che sono tante, però cominciano a dare una fisionomia del campionato. Noi paghiamo sicuramente l'espulsione di Marsura. Marsura era in super, cioè per quello che poi posso capirci, io vedevo veramente un giocatore che stava giocando al top per quello che poteva fare, ha fatto una scemata, due turni fuori, e ora che è tornato dovrà piano piano, speriamo che riprenda la forma che ha avuto per 3-4 partite, perché era incredibile, onestamente. No, ma ha detto bene, però voglio fare un'unione sul discorso di Toto e di Paolo. La scemata di Marsura è dovuta al fatto che in quel momento nessuno si è preso la responsabilità di dire ragazzi stiamo calmi. Eccolo lì. Perfetto. E perché si può andare incontro a delle cose, e quindi effettivamente Paolo ha detto una cosa, che manca un leader, uno o più leader, che gestiscano anche queste emozioni caratteriali. Giusto. E quindi c'è stato un errore, sperando che Marsura poi gli serva di lezione questa cosa, però doveva essere
prevenuta da chi magari ha qualche anno più di te, qualche partita più di te, quindi cercare di tamponare. Quei minuti lì sono stati gestiti con poca lucidità. Soprattutto il carisma per il quale uno ti segue, perché se te lo dice ragazzino, sì, lì per lì, ma c'hai la vena chiusa e non ragioni. Se te lo dice un totem o comunque una persona che fa spogliatoio anche durante le partitelle di biliardino, e allora cambia. Comunque dobbiamo sperare che maturino tutti. L'ultimo messaggio o gli ultimi messaggi? L'ultimo messaggio, forse due. Allora, questi sono i complimenti per le esposizioni puntuali dei due opinionisti accanto al vignettista, che mi trovano perfettamente d'accordo. Sugli altri no comment. Non si può sentir parlare nemmeno di sfortuna e di quanto è bravo Breda. Lamberti, meglio conduttore che opinionista. Su di me non ha detto nulla, comunque. Perché esprimo poche opinioni. Grazie lo stesso. Poi, allora, secondo voi Brignola potrà risolvere i problemi in attacco come sostiene il presidente? Telegrafici, perché sennò ci sfumano. Dillo ci pure. Parte ci sfumano. Di che ci sfumano. Ma Brignola, sinceramente, io non lo so, ma che cosa ha avuto? No, lui si è fatto un problema, un problema muscolare, ed è stato operato per ricostruire. No, muscolare o tendineo? Tendineo. Tendineo, ma. Allora Brignola se ne parlerà fra un po'. Sì, cioè dovrebbe essere fra qualche mese, però. Fra qualche mese noi, chissà dove siamo. Fra qualche mese. Se sulla carta ce l'avevi, potevamo esprimerci. Siccome non c'è, per il discorso di prima, quando ci sarà, probabilmente i giochi saranno fatti, in positivo spero però. Io spero ci svegli Rajčević. Speriamo. È una speranza. Te. Come si chiama il centravanti del Livorno? Ne puoi scegliere un paio. Scegliere un paio. Il centravanti di Livorno. Quello che ho sbagliato nome l'altra volta, ho detto ma no. Bracken. L'ho sentito chiamare in tribuna Krafen. Krafen. Comunque saluto Toto Barbato, che lo conosco da quando era piccolino. Toto ti saluta, che ti conosce da quando era piccolo. Ah sì? Sì, Toto. Ah, ok. Che però io vorrei Paolo, scusami. Pasquale, vorrei sapere una cosa, certo, che non ho capito nella partita di domenica. Si parlava con Paolo, perché i calcio d'angoli venivano battuti dal nostro centravanti. Se no poi li batteva Bracken. Di Krafen. E ora mi lasciate di Krafen. Io sinceramente lo sto ricordando anche. Io ho detto, manca un mancino. A parte che c'hai Marras, che c'ha un bel sinistro, eventualmente c'hai Porcino, non riesco a capire perché. Sinceramente vorrei fare una domanda a Roberto e dirgli come mai mandavi il centravanti a battere i calci d'angoli. Sinceramente è stata una cosa che ho notato, sinceramente, e non riesco ancora a capire. Comunque io ho grande fiducia nel mister, che tra l'altro ho avuto modo anche di conoscere personalmente. Tra l'altro io l'ho conosciuto come un gran giocatore di calcio, perché lo seguivo quando era il mitico, perché è un totem davvero, a Salerno, il capitano della Salernitana dei Miracoli. Ci siamo scornati diverse volte con Roberto. Quindi è sempre stato un gran giocatore, e comunque come allenatore a me personalmente piace, cioè non è lui secondo me il problema. Ci sono dei momenti in cui c'è poca lucidità, secondo me non viene molto aiutato da chi gli sta intorno, questa è la mia opinione. Ci sono anche sinceramente allenatori. Bravo, secondo me è un discorso che va affrontato, ma a livello nazionale io sinceramente non vedo mai un allenatore in seconda esporsi, andare dall'allenatore e magari fargli notare che ci sono delle difficoltà. Questo è un problema mio. Allora, siccome me ne stanno dicendo di tutti i colori, dalla mia sinistra ringrazio Toto, ci saluti, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Marco Lenzi, buonasera, come sempre a tutti, buonasera. E forza Livorno, dai. Grande. Paolo, buonasera a tutti. Davide, buona serata a tutti, grazie. Storia al volo con, mi sembra, Spinelli. Sì, esatto. Che sta messo peggio di me, quindi. Esatto. Mi consolo. Quando è facile. 11 campi. Ora voglio vedere se Dima dice come frugo. Per risparmiare sono andato a Pisa. Grazie Marco, sempre molto bravo. Laura, zona Cesarini, Brignola, tendine d'Achille rotto.
Vai. E saluto tutti, naturalmente, alla prossima. Comunque, sempre bella Laura, eh? Io te lo dicevo dopo. Sportivi e nonne, grazie. Sempre bella. Grazie a tutti, io spero di essere stato all'altezza, saluto gli ospiti che sono stati molto pazienti e gentili e saluto tutti voi. Forza Livorno, sempre molto positivi e ce la dobbiamo fare. Salutiamo guerrieri. E naturalmente un saluto ad Alessandro. Pisa Dream. Ritorna Alessandro, questo è il tuo posto. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Ciao Alessandro, buona guarigione. Ciao.